Questa mostra che raccoglie opere di tre artisti che sono Italo Bressan, Franco Marocco e Alessandro Savelli, indaga in particolare i percorsi dell'astrazione che si sono verificati grossomodo degli anni 70-80, perché si tratta di artisti che hanno una caratteristica rispetto alla storia dell'arte italiana che conosciamo, o almeno così come ce la siamo raccontata, hanno una caratteristica assolutamente singolare, cioè sono artisti che sono nati nell'astrazione, cioè la pittura astratta nel senso senza oggetti, non referenziale, eccetera, non è stata un punto d'arrivo, ma è stata il punto di partenza. E quindi queste tre figure sono accomunate da due caratteristiche. La prima è quella che ha dato il titolo alla mostra, che è Stanze Americane, nel senso che per più di un decennio i tre artisti hanno esposto insieme in mostre che si sono tenute negli Stati Uniti, California soprattutto, e questo è un dato secondo me veramente singolare. Il secondo è che nei 10 anni circa di età che differenziano il più vecchio artista della mostra, che è Bressan, dal più giovane, che è Marocco, di fatto cambia tutto, nel senso che gli approcci sono talmente differenziati tra questi tre autori che si assiste in qualche modo ad un'evoluzione interna molto forte e molto caratterizzata, anche perché non coincide con i tempi che ci racconta la storia dell'arte e dei manuali. Questa mostra è il risultato di un lavoro lunghissimo, durato 10 anni, perché la mostra nasce negli Stati Uniti, da cui il titolo Stanze Americane. Ha girato in Messico, è nata a Berlino, poi ha fatto alcuni musei in Italia e poi è stata riproposta qui, ovviamente non con gli stessi quadri, ma con i quadri aggiornati dei tre autori. Quindi ha un lungo percorso espositivo internazionale la mostra. In America abbiamo avuto a disposizione luoghi completamente diversi, in sostanza molto più americani, potrei dire. La Casa di Mantegna è un monumento, e quindi raccolto, intimo, capace di trasmettere storia, memorie, e quindi poter mettere le proprie opere qui dentro è stato veramente un grande onore, in sostanza. Qui poi ho cercato di mettere lavori di periodi diversi, proprio anche con delle scansioni temporali molto, molto lontane fra loro, dei quadri degli anni 80, dei quadri degli anni 90 e 2000, sino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi c'è uno spaccato del mio lavoro più che quarantennale, in sostanza. Il colloquio proprio con gli spazi ci è sembrato assolutamente quasi una necessità, quello di trovare poi un equilibrio fra tutti noi. Noi abbiamo gestito le sale, ognuno ha preso le proprie, ma poi ci sono delle sale in comune, proprio a dimostrazione che siamo anche tre amici, tre persone che si stimano, che stimano il proprio lavoro e il lavoro degli altri. Il mio percorso è un percorso ormai più che quarantennale. Abbiamo fatto appunto questa serie di mostre, per me anche molto importanti, perché da ogni esperienza si matura qualcosa, si riceve qualche cosa, si dà magari qualche cosa, e le mostre fatte insieme sono un'ulteriore prova per far sì che si concretizzi nel proprio linguaggio una, se non proprio una certezza, una base su cui continuare a proseguire a lavorare nel miglior modo possibile, attraverso proprio un'espressione della pittura e quindi del colore. Ho scelto di portare delle opere che sono
diciamo così, delle opere che sono state esposte negli Stati Uniti, che è un gruppo abbastanza importante, poi un gruppo di opere definite l'Eco del Bosco e un altro gruppo di opere che sono più plastiche, oggettive, oggettuali, sono dei contenitori di acqua distillata che in sé sono degli elementi che riducono l'idea a un elemento quasi che contiene qualcosa che tende a sparire, qualcosa che appartiene al nostro immaginario, che è l'idea della vita. E poi c'è un altro gruppo di opere che sono definite l'Eco del Bosco, che sono una serie di opere dove all'interno degli stessi dipinti ci sono degli elementi plastici di bronzo infilati all'interno. Il Comune di Mantova è stato felice di prestare ai curatori, all'amministrazione provinciale, una serie di opere che colloquiano con le opere principali dei tre autori che sono stati ricordati. Le opere prestate fanno parte delle collezioni d'arte della Galleria Civica di Palazzo Te, nei depositi, e sono anche parte di quelle opere che un gruppo di studiosi e di curatori sta progettando di posizionare nella futura Galleria d'Arte Moderna, che sarà all'interno di Palazzo Ducale, dopo un accordo fra Palazzo Ducale e Comune. Abbiamo opere di Claudio Olivieri e di Sermidi, che colloquiano in modo veramente sublime con le opere dei tre autori di cui abbiamo parlato. Si tratta quindi di un'esposizione ambiziosa, che rivela dei tesori contemporanei e che si iscrive nella lunga teoria di mostre tenute qui presso la Casa del Mantegna, che sono state uno dei fili conduttori della ricerca artistica mantovana e non solo del Novecento e anche oggi degli anni 2000.